Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi siamo qui per leggere la Sacra Scrittura e stiamo leggendo la lettera di Paolo, seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Quest'oggi noi leggeremo dal capitolo 6 al capitolo 8, quindi leggiamo subito la parola del nostro Signore, seconda Corinzi capitolo 6. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Poiché egli dice, ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria dell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio di Dio vivente, come se Dio abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò usciti di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Seconda Corinzi capitolo 7. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la sua consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati.
Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. Anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non ne sono stato deluso, ma con tutto ciò a voi abbiamo detto era verità. Così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. Ed egli vi ama più che mai intensamente perché ricorda l'ubbidienza di voi tutti, come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro perché in ogni cosa posso aver fiducia in voi. Seconda Corinzi capitolo 8. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia di Dio concessa alle chiese di Macedonia. Poiché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio. Così noi abbiamo esortato Tito a completare anche tra voi quest'opera di grazia, come l'ha iniziata, ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parole, in conoscenza, in zelo, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in queste opere di grazia. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio della altrui di premura, anche la sincerità del vostro amore. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Io do a questo proposito un consiglio utile a voi, che dall'anno scorso avete cominciato per primi non solo ad agire, ma anche ad avere il desiderio di fare. Fate ora in ogni modo di portare a termine il vostro agire. Come foste pronti nel volere, siate tali anche nel realizzarlo secondo le vostre possibilità. La buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non in quello che non ha. Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza secondo quel che è scritto. Chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi ne aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Ringraziato sia Dio, che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore,
si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi. Insieme a lui abbiamo mandato il fratello il cui servizio nel Vangelo è apprezzato in tutte le chiese. Non solo, ma egli è anche stato scelto dalle chiese come nostro compagno di viaggio in quest'opera di grazia da noi amministrata per la gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza dell'animo nostro. Evitiamo così che qualcuno possa biasimarci per questa abbondante colletta che noi amministriamo, perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. E con loro abbiamo mandato quel nostro fratello, del quale spesso e in molte circostanze abbiamo sperimentato lo zelo. Egli è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è il mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono gli inviati delle chiese e gloria di Cristo. Date loro dunque in presenza delle chiese la prova del vostro amore e mostrate loro che abbiamo ragione di essere fieri di voi. Parola del Signore. Quindi abbiamo letto un altro capitolo. Io vi aspetto domani per venerdì, quando noi leggeremo altri capitoli di questa importantissima lettera che ci dà tanti insegnamenti per la Chiesa e per la nostra vita singolarmente nel nome di Gesù. Un forte abbraccio, un santo bacio, metti un like e condividi. Leggiamo la Bibbia insieme.